Ma cosa succede qui? Ma? Ciao ragazzi, ben arrivati! Grazie Lapo per il raid! Benvenuti! Benvenuti, la modalità solo follower è stata disattivata e stiamo per iniziare la live. Ciao amici! Forza con quelle emoticon, spammatele! Spammate le emoticon, forza, so di chi sono quelle emoticon, le conosco molto bene, voglio vederle, non siete timidi. Dai, gli emoticon, grazie mille. Ciao amici, allo, ben arrivati, che eleganza, tutto bene. Tutto a posto, ho registrato dei video, ho fatto cose, oggi ho dovuto un attimino rimettermi in sesto per fare un paio di cose, scatti video, registrare cose che forse vedrete nel breve termine. E tutto ad un tratto ho chiamato dal commercialista, ho sentito quante tasse devo pagare. E vai! Oggi è quel giorno della settimana in cui il commercialista ti chiama e ti fa: siediti. E tu sei tipo: mi siedo. Queste sono le tasse da pagare, più queste. Quindi quanto è il finale? Questo. Non ho più voglia di guadagnare, così non possono più prendermi i soldi. È come scopare per due. Non lo so, è così fastidioso. Eppure il report ha detto che non le paghiamo le tasse. Posso far vedere quel report, non lo so, quel video di report e dire: beh, in realtà non vorrei. Ciao, Stato. Report ha detto che le tasse non le pago. Quindi a me va bene. Però poi, cioè, ovviamente se voi mi dipingete come una fanatica dei videogiochi che gioca Minecraft, che lucra sullo Stato, dovrebbe poi essere così. Quindi, se, per favore, è stato ormai detto in TV nazionale che non pago le tasse, quindi posso non pagarle a questo punto. Grazie mille. Già, almeno voglio dire, almeno mi fanno il servizio e mi dicono ST3PNY lì. ST3PNY non paga le tasse. Ok, chiaro, chiaro. Il problema è che poi noi le paghiamo, quindi siamo delle persone con il piedino sulla testa che pagano le tasse e poi tutti quanti dicono che non le paghiamo. Sarebbe così divertente se non le pagassimo, davvero. Cioè, che ridere, chi le paga le pensioni poi? No. Prima ST3PNY, poi CKIBE che si legge Kaibi. No. No, almeno dillo giusto. Se vado in prigione per evasione fiscale, almeno devi dirmi il nickname giusto. Ti prego, per favore. Grazie mille. Come state, amici? Scusatemi, sono tassata in questo momento. Molto presto non avrò più i soldi con me. Quindi, ops. ST3, non ho capito. ST3PNY è il modo in cui hanno chiamato Stepney quando è uscita quella roba e a quanto pare erano cazzi di tutti, cioè non erano fatti suoi, a quanto pare a tutti quanti interessava questa cosa. Quindi, Price che mi aiuta a pagare le tasse, grazie mille! Grazie delle 10 sub regalate, Price! Sei un dolcissimo! Kibe, no, Cibe, esatto, è giusto? Ringraziate tutti quanti quelli che hanno ricevuto una sub in regalo da Price. Scrivete grazie, vi è arrivato l'avvisino, lo so che vi arriva perché compare in chat, non fate quelli che lo ignorano. Ti ringrazio tantissimo, Price. Grazie, vi prezzo per i 3 mesi. Un becio a lei, grazie mille, becio, becio. E poi grazie anche a Lusvn per il primo mese di sub, che no, questo è di ieri, pardon. È MonkeyXA, ero andata troppo in giù, ma qui sono 14 mesi. Grazie, grazie mille. Ma come, bisogna essere felici di pagare le tasse, come diceva il politico più o meno famoso. Certo che bisogna essere felici. Il problema è che io pago le tasse di quelli che non fanno gli scontri. No, ok, no, è un argomento un po' spinoso. Facciamo che lo riprendiamo un'altra volta. È il compleanno di Price? Allora scusami, Price, qua usanza vuole che tu mi dica il tuo vero nome o che qualcuno che non ti vuole bene per niente mi dica il tuo nome reale, non il tuo nickname, così posso inserirlo nel database e vedere che cosa mi trova. Scusami, se posso. Grazie a te mega del raid, ben arrivati. Si chiama Paolo? Si chiama Paolo? Col nome più bello del mondo?
Paolo, veramente, quasi non vedevo l'ora di scriverlo. Va benissimo, allora sai che c'è? Aspetta, 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 aspetta. Facciamo le cose fatte bene. Un attimo. Adesso andiamo qui, facciamo questa cosa qui, aggiungi finestra, eccola qua. Ora, nessuno ha capito che cosa sto facendo, tranne pochi intenditori. Quindi, Paolo, carissimo, questo è per te. Auguri tanti a te, auguri a te, soltanto a te, Paolo. Mamma mia, quanto l'ho urlato. Paolo! Terribile, è vero terribile. Auguri a te, Paolo. Siete tutti quanti qui, un grande pollice. Tutti riuniti qui, intorno a te, solo per te, Paolo. Con il nome più bello, ovviamente, Paolo. Anzi, vi metto qua. Di canzone, che bello! Questa è la chat invece. Grazie mille. Tu sei bello, Paolo. Grazie delle sub e grazie per aver fatto il compleanno. Così, che incubo! Opsone! Più pazzi non erano pupazzi una volta, erano i più pazzi. Sono sempre stati. Ma che dici? Ma mi vuoi uccidere col copyright YouTube? Ma sei pazzo? Ma sei pazzissimo! Arriva Giorgio Vanni, Cristina D'Avena, che mi fanno un calcio sulle ginocchia che non mi alzo più. Ma stiamo scherzando? Fermi! Ma Rale, così, a caso! Quando guardo questi video mi parte Don't Hug Me and Scare Me, sai, il PTSD... Lo so. L'ho scelto apposta, perché abbiamo tutti quanti in coro rinunciato al trenino Bobby e quindi non vogliamo più quello, ma adesso andiamo sui più pazzi, che sono vari gatti, ci sono tutti i nomi. Hanno aggiunto Tommaso e Yuri poco fa, ho visto. Che bello! Ma Giorgio Vanni è un cucciolone. No, non è problema loro, ma è di chi detiene i diritti delle loro canzoni, che sono tutti un po' malvagi, tipo le grandi major, non loro in generale. Loro vendono alle major, le major dicono, mo andiamo in giro. Anche il primo che mette Dragon Ball a una festa di compleanno arriva alla SIAE con un lanciafiamme da fuoco. Prima il clown che vi stava intrattenendo alla radio, che mandava il dottor Slam per Ale, dopodiché prende il festeggiamento e lo schiaffeggia così forte sulla faccia. Più o meno la SIAE me la immagino così quando interviene. E anche loro non è che fanno tantissimo per come dire, apparire diversi ai miei occhi. Quindi ops, non fate i compleanni col clown, ragazzi, risparmiatelo, vi prego. Ciao a tutti, comunque, ben arrivati. Un lanciafiamme mi sembra un po' eccessivo. Forse è il minimo che potrebbe. Il lanciafiamme non fa neanche così tanti danni, se vogliamo seguire la regola dei videogiochi. Forse uno shotgun arriva, pam pam, 6 colpi e via. No, il trenino Bob, no. Oh sì, il trenino Bobby, Bob Robert. C'è anche la bomba qua in Paper Mario. Comunque, amici, Giorgio è un cucciolone, i signori delle case discografiche sono i Baroni Infernali. Abbiamo festeggiato un compleanno, sono state regalate delle sub, è il momento di iniziare la live. Un'altra live, la quale, esattamente come ieri, una volta finita, sarò ospite da un'altra parte. Quindi, l'altro ieri, scusatemi, con le ame, è stato il momento di andarmene a chiacchierare un po' sulla nuova drag queen del momento, Patty. La Tera Nancy, se volete dire tutto il nome completo. Dopodiché mercoledì mi sono riposata, che era ieri, ho letto un po' come avevo promesso, come ero proprio promesso a me stessa in realtà. E stamattina commercialista, palestra ovviamente, a farmi la doccia più bella che in casa mia. E poi ho dovuto fare cose, registrare cose. È arrivato un oggetto e io ho messo a disposizione me stessa e il mio inglese per insomma presentare questo prodotto e fare
varie cose. È tutto spoiler, però ovviamente non si dice di chi si parla, però sono amici, sono contigui ed è stato, mi ha preso un po' tutto il pomeriggio perché è una roba un po' lunga da fare, varie inquadrature, e poi ce l'ho fatta, sono Patty Lateranensi, Prey, Patty Lateranensi. Interesting! Patty Lateranensi, esatto, nuova hit estiva del momento. Non capisco perché non fanno una hit su Patty, il mondo di Patty Lateranensi. Agenti CIA ai compleanni, De Luca con le lauree. Insomma, amore bruciato, niente catto cam neanche oggi, sono contrariato. Sta prendendo la brutta abitudine, in realtà è molto buona ragazzi, fidatevi. Adesso siamo un attimo nella fase dell'educazione, in cui il pistolino a quest'ora dorme. Quindi facciamolo dormire per ora che si sta ambientando, dopodiché io ho già un posto per il gattino che è proprio qui dietro, e se riesco a farci, cosa che in realtà è molto possibile, farci arrivare una webcam, tendenzialmente se lo abituo che durante le mie live lui un po' se la dorme, così io mi concentro sulla live e non devo giocare con lui perché comunque è un cucciolino, ho bisogno di giocare, fare cose, io tendenzialmente lo metterei proprio qui, c'è uno spazietto pronto per lui, che ovviamente in una cacato di striscio perché è pieno di posti non preparati dove si può mettere, tipo adesso ho scelto il dietro del mio letto che potete vedere bene nelle mie ultima storia di Instagram, quella con lo swipe, dove vedete dove si infila, quello è il suo posto preferito per dormire. E ieri saluto, questo è il mio braccio del microfono che è qua dal 2017 tipo, e il cucciolo, no, i gatti dormono sempre un sacco, in generale. I Enderkill, ma non può dormire qui. Per ora no, ma lo posso abituare, perché a me serve solo che per ora dorma, dopodiché sono sicura che si stuferà presto di quel posto e quindi inizio a mandarlo piano piano a dormire lì dentro. Basta sradicare il termosifone e metterlo lì, le basi del gaming, ma certo, sono tutti modelli 3D che posso spostare, infatti io sono in Animal Crossing, così funziona. No, allora, per ora dorme, la gatto cam ci sarà anche perché dobbiamo vederlo crescere e anche io devo controllarlo, mi sento più sicura, però non voglio forzarlo a fare cose, già in palestra, adesso stasera dovrò lasciarlo un pochettino da solo per le prime volte, quindi ci sto attenta, lo stanco, mi metto lì 15 minuti, faccio e lui impazzisce. Fortunatamente ho trovato un metodo che non mi fa morire di graffi, che potete, non so se si vedono qua già dei graffi tutti sul braccio, sono già piena di graffietti da cucire, e qua si vedono meglio, guarda qua. Metti a fuoco, metti a fuoco. Come si fa a fare questa qua? Pronto, metti a fuoco, dai, su, qua, la mia, ecco qua, si vedono qua tutti i miei, vabbè, si sono un po' visti i graffietti tutti di fila, ah, che bello, e ho trovato il modo e adesso se la prende con la mia mano, ma dentro un asciugamano, così non mi faccio male, e appena ho scoperto questa cosa impazzivo, ho detto, sì, strappami l'asciugamano, affezionati a questo asciugamano così mi salvi le mani. Mamma mia, che bello, sì. Ciao Roby, dopo 7 anni di scuola, a causa di bocciature tra scuole cambiate, ho finalmente fatto la maturità. Lo sono, sono molto in ritardo, ma comunque contento di aver finito questo viaggio. È la cosa migliore della tua vita. È una cosa sia positiva che negativa, questa che ti ho appena detto. Congratulazioni, ti faccio io un applauso. Bravo, bello, bello e bravo. Abbiamo finito, basta. Tutto il resto sarà facilissimo. Facilissimo. Stiamo combattendo noi per ora per farci dei lavori con pagati, con l'assicurazione, senza sfruttamento. Quindi arrivano, sono tempi più facili, arrivano. Affezionati cazzo, sì. Fedegago 93, grazie mille della sub. Benvenuto. Poi ci chiediamo perché non si fanno più figli. Ma allora, quando me lo chiedono, oppure quando si viene detto, io rispondo che siamo troppi. Cioè, letteralmente non ci sono abbastanza posti di lavoro, zone in cui stare senza essere tantissimi, posti in ospedale, soldi per mantenere. Siamo troppi. Ognuno di noi vuole il suo piccolo, minuscolo se stesso da educare.
per motivi, sarà per un senso di famiglia, voglio figli, che io rispetto, non mi ci trovo, non condivido, e quando me lo dicono, come se fosse la norma, io rispondo che siccome è stata la norma negli ultimi davvero tanti anni, io dico, siamo troppi! Non ci stiamo! La Terra non ce la fa più a reggerci, fra un po' cade, ok? Non può cadere, ma cade! Finiamo tutto quanto, gli animali non esistono più, ci stiamo, siamo delle termiti, quindi siamo troppi, davvero siamo tantissimi. Ma ragazzi, cioè, non è un problema non fare figli, vai tra... Cioè, quando me lo dicono, dico, oh, svegliati, guarda che questa passione per fare figli che dovrebbero avere tutti non è sana, va contenuta, anche meno figli, veramente, calmiamoci tutti un attimino. Vuoi fare figli? Ok. Parli con uno e ti chiedi perché non vuole fare figli. Porca miseria, ci dobbiamo tutti dare una calmata con questi fetini da crescere. Beh, di meno, Io faccio il discorso del voglio troppo bene a mio eventuale figlio che non lo metto al mondo, che purtroppo non c'è modo che sia felice. A parte che se lo metti al mondo in Italia, allora, mi pare, l'ultima volta che ho controllato, non abbiamo risolto niente per il bullismo. È un po' migliorata la situazione, però non mi pare che sia esattamente scomparsa, quindi traumi a livello scolastico. L'ultima volta che ho controllato, se ti nasce un figlio che ha una palette di colori che non corrisponde al bel vedere dei figlietti, chissà che cazzo li hai educati, che non rispondono, no, sei rosa o sei... e parlano troppo. Già a quell'età parlano, che palle sinceramente. Allora mi sa che non abbiamo ancora risolto il razzismo, visto i begli esempi che abbiamo in TV. L'ultima volta che ho controllato i signori patti lateranensi, no, insomma, questi fantomatici tirati fuori, i patti lateranensi vogliono addirittura togliere un po' più di educazione dalle scuole private dove mettono ancora le manine. Quindi io direi, ragazzi, che se mettete al mondo i figli, mi raccomando, calesse e cavallo e un bel bottino di galloni la valuta più vecchia che vi ricordate, le lire, però le lire non c'erano nel Medioevo, però erano ancora indietro, e mandateli a scuola così, mi raccomando, ben bardati con per le signorine, mi raccomando, non fate vedere le caviglie, per i signori mi raccomando con l'armatura, perché altrimenti è un casino con le guerre, veramente. Almeno abbiamo la pizza, ma certo, e questo è il contesto scolastico in cui lo metti. Poi figurati se devi farlo lavorare questo lavoro, come glielo spieghi che la normalità è farsi sfruttare e i giovani fanno schifo a tutti quelli che hanno più di 40 anni? Sto poveraccio verrà odiato dal momento in cui mette piedi in una classe e per sbaglio, poverino, gay, ops, e quindi tutti non sono neanche più abituati. Come i gay si possono sposare? Non capisco. Per poi finire a come? Non vuoi essere sfruttato? Ma è la gavetta, non capisco. Cioè, nel senso. E poi a 50 anni più avanti diranno che comunque fa schifo perché non ha inseguito i suoi sogni, perché era veramente troppo preoccupato a trovarsi un lavoro. Siamo troppi, non c'è abbastanza lavoro per tutti, pensa. Fermatevi, se non volete fare figli, tranquilli. Non vi fate prendere dall'ansia, vi giuro, c'è un botto di gente che vi guarda e fa: vai tra, più figli facciamo, più questa terra verrà mangiata dall'interno. Non ti preoccupare, viviti la tua vita, salva la tua vagina, anche perché, insomma, parlo alle donne, insomma, perché capisco i maschi, ma a questo punto adottate, nel senso, le donne dico, tranquille, non ti preoccupare. Un bel respiro, adottate quelli che già ci sono, così rimane il numero stesso, no? Ma esatto, puoi tranquillamente mettere su famiglia adottando, cioè, te li hanno già fatti, il numero non si è aumentato. Ora, ovviamente, sono cose delicate che sdrammatizzo appositamente, però è così tremendamente vero che mi sembra veramente che abbiano tutti le fette di prosciutto negli occhi e dicono: ma come, c'è gente che non vuole fare figli? Buongiorno! Come? Con quante persone hai parlato nella tua vita? 4 nel tuo paese? Chiarissimo, non hai mai aperto internet, quindi... Anzi, adottare e dare del bene a chi non l'ha potuto avere. Esatto. Giuro che non era mia intenzione far partire tutta questa cosa. No, ma Raccoon, non ti preoccupare, perché non... sono sempre spunti per me, perché spero sempre che qualcuno che ha bisogno di sentirsi dire questo passi per caso, chiuda la live, non si ricordi mai più il mio nome, va benissimo, però dica: oh, in effetti ora mi sento più tranquillo, / tranquilla, a non volere dei figli. Non è così strano come dicono tutti. Io voglio essere quella parte che ti dice tra, nel senso, non tutti, perché serve, non perché voglio vincere il premio, me l'ha detto Cichibe, serve. Però ne approfitto sempre perché a me è stato detto, ammetto che mi è stato detto,
E loro mi hanno guardato con la stessa stranezza con cui io ho guardato loro. Nel senso, cioè, c'è molto distanza, tipo, come non vuoi avere figli? Come vuoi avere figli? In che senso? Cioè, come funziona? Quindi, insomma, guardare qualcun altro e trovare strana la sua decisione è strana da entrambe le parti. Ma cosa come si fa a pensare che sia strano non avere figli? Beh, allora, in realtà Simo J, spero di averlo detto giusto, è talmente normale per una persona che non si è... Ci sono quelle cose che si chiamano binari. I binari sono tendenzialmente un percorso di vita che tu vedi riflesso in tante altre persone che ti sembra la normalità e basandosi sul tuo tipo di educazione che ti insegna a essere sicuro di te, delle tue scelte, o molto insicuro, emulatore degli altri e restio ai cambiamenti, alle novità o cose del genere, sono due cose che purtroppo si affrontano in base al carattere, all'educazione che abbiamo ricevuto, tendi a voler seguire una normalità e a diffidare un po' di quello che vuoi fare tu e delle tue scelte perché ti sembrano strane. La normalità in questo paese, poi vai a vedere gli altri, perché ci sono anni diversi, concetti diversi, eccetera, è asilo, poi 5 anni di elementari, poi 3 anni di medie, poi 5 anni di liceo e poi si fa un bivio. In questo bivio è, se non fai l'università sei uno stronzo e fai schifo. Questo è il primo bivio che una persona deve affrontare quando dice... Ma io vorrei anche forse aspettare, fare... sbagliato, studia, fai se no schifo, e se fai medicina devi studiare un botto, quindi appena esci da medicina fai già schifo che non è un lavoro. E già su questa cosa c'è un bivio, dici, posso fare quello che mi va perché credo nelle mie intenzioni? No, devi fare quello che fanno tutti, perché la normalità è questa, che non c'è niente di male, la cosa che è male è se tu vuoi fare qualcosa di diverso, allora fai schifo. E lì intervengo e dico, alt, ognuno può fare il cazzo che vuole, non c'è un libro che ti dice che se non la resa è il più figo del quartiere, ok? Io ho ceduto, infatti hanno molto insistito per farmi fare la laurea, non mi piaceva studiare, sono laureata e non mi è servita. Mi ritengo una persona molto soddisfatta della sua vita, ma penso che sarei arrivata a questo punto anche senza la laurea. Avrei imparato più tardi alcuni programmi Adobe, perché ho fatto qualcosa di molto pratico. Concettualmente anche cose che ho ristretto tutti in 3 anni, va bene, però il pezzettino di carta che è quello a cui aspiriamo tutti, sono laureato, non me lo ha chiesto mai nessuno, lo flexo io a volte, tipo, ciao Roby, come stai? Innanzitutto sono laureata, ma io non te l'ho chiesto, non importa, sono laureata, vuoi vederla? No, vabbè, te la faccio vedere comunque, è lì in un cassetto, non mi ricordo neanche dov'è la mia laurea, è enorme, tipo grandissima, grande. Dopodiché, ragazzi, lavoro... E la fidanzatina dove sta, o il fidanzatino dove sta, oppure ami i maschi, ami le femmine, già, di nuovo lì c'è un altro bivio dove sì, esiste l'omosessualità, la pansessualità, esistono anche le persone transgender, esistono tutte quelle cose, no? Non sono normalità, e allora è stranissimo, e allora ci mettiamo un sacco a rendercene conto e essere consapevoli di noi stessi, perché tutto quello che ci circonda ci rende molto insicuri, abbiamo paura delle conseguenze. Un saluto al DDL Zan, che probabilmente forse un giorno renderà illegale il ho cacciato di casa mia figlia perché era lesbica, basta, questa cosa infastidisce molto, a quanto pare, insieme a tante altre. Tutti si sono dimenticati che dentro ci sono anche le disabilità, se la prendono tutti come al solito con le persone che non sono etero, va bene, ok. E dopodiché si arriva ai 30 anni, sei ancora a casa dei genitori? Ma ce l'hai la patente? Ma hai un lavoro stabile? Ah, sei solo un impiegato e non hai un lavoro, come si dice, un contratto indeterminato? Ma i figli? Io vorrei tanto dei nipoti, ma come quel corpo, perché ovviamente poi se tutto questo non c'è anche la bellezza fisica e fai schifo al cazzo, ovviamente, perché siamo un popolo di grassofobici e basati su tutti qua, quella è proprio culturalmente universale. E poi non so, ancora devo affrontare le fasi dopo i 30 anni dove mi ricorderanno che sbaglio a fare di testa mia, io dirò no, in realtà è che state tutti seguendo un binario e forse non vi siete mai fermati a pensare io cosa voglio fare, ma non vi preoccupate perché c'è l'internet, c'è Twitch, ci sono tutte queste cose bellissime che ci ricordano e ci danno la sicurezza necessaria per dire voglio fare un'altra cosa, va benissimo,
se iniziamo a pensare nello specifico che la gente è convinta, no, che ci sia un libro universale, che una persona in alto nei cieli che si chiama Paolo lo apre e dice vediamo quale di queste, ok, il checkpoint del liceo è stato fatto, ai, l'università non l'ha finita in tempo, però secondo me può recuperare qualche punto facendo dei bambini, allora sarà veramente, i suoi genitori saranno orgogliosi di lui. Ma chi cazzo le ha fatte ste regole? Ma potrò fare quello che voglio? No, perché la gente giudica, ma noi ci mettiamo un bel muretto, voi venite qui nell'internet dove le opinioni sono tante e non sono quelle stagnanti del paesino in cui viviamo, e qua ci si condivide il facciamoci forza, diventeremo la maggioranza e prima o poi la gente farà il cazzo che le pare senza che nessuno romperà le palle. Oh, che bello, è brutto sentirsi strani, è davvero brutto. Tu hai la possibilità di vivere come vuoi e fare quello che vuoi, ma la gente vuole farti sentire strano e diverso, e è brutto sentirsi strano. Io non mi aspetto che tutti abbiano subito il controllo e l'amore per se stessi, ma la sicurezza anche, perché è una cosa che ti fai nel tempo e con l'esperienza, non è che oh puff sono sicurissimo, a meno che i tuoi genitori siano fatti benissimo e allora ti hanno costruito forte, indipendente, sicurissimo, che è raro purtroppo perché vanno tutti un po' a tentativi, ma adesso c'è un po' più attenzione per come si educano i figli, anche per l'amore per se stessi, meno male, prima no, perché nessuno andava in terapia, e quindi non mi aspetto che qualcuno sia tipo non voglio fare l'università, non la farò. Ovvio che la fai, ti sembra di deludere qualcuno, ovvio che magari non vuoi fare coming out perché ti sembra di deludere qualcuno e ti sembra che il mondo ti tratterà in modo diverso. È brutto aspettarsi che tutti siano così sicuri, però l'internet e queste cose esistono per dire c'è anche una parte che nessuno ti ha mai presentato, e ti giuro siamo talmente tanti da compensare gli altri, e tu puoi stare solo qui, non hai neanche bisogno di interfacciarti più con quelli che ti guardano strano, puoi stare qua, c'è un botto di gente ovunque ti guardi, c'è un botto di gente che vuole fare tutto quello che vuole e va benissimo così. L'importante è che non fate male a nessuno e che rispettate i diritti, è proprio l'unica cosa che serve, essere esseri umani decenti e basta. Va benissimo, poi fai quello che vuoi. Ho detto a mia nonna che non mi voglio sposare, una svenuta per terra, che faccio? La tiri su e le dici, nonna, capisco, anche meno, però le persone con una certa età purtroppo è un po' difficile che sviluppino un'altra mentalità, lì bisogna andare un po' di furbizia. Magari fai per figli, non lo so, quello non lo so, perché ai miei parenti li ho costretti tutti a dire io faccio così, punto, e loro a un certo punto ho detto ok, e io bella, a posto, poi mal che vada sviene di nuovo. A me quando chiedono stai studiando rispondo mi sono preso una pausa per il covid, perché dire senti l'università è una merda, rischio solamente il burnout quindi ho mollato, mi attirerebbe solo critiche. Ma ci sta, cioè o riesci a star dietro a quelle critiche e a dire dai, vieni a dirmi qualcosa, che è il mio mood, tipo dai, ti prego chiedimi se voglio avere figli, fallo, che ti farò un pippone lunghissimo su quanti siamo sul pianeta, dillo. Raccone, grazie mille della tua sub, l'ho visto adesso tra l'altro. Savas, grazie dei 15 mesi. Florengi, grazie dei 15 mesi, figli, no, Saba PNG. Poi c'è anche Fede Gago, benvenuto, però l'avevo già letto, non mi ricordo. Bronco, grazie di 43 mesi, il nostro operatore sanitario di fiducia, sono 43 come i muscoli facciali che sono coinvolti nelle microespressioni, quelle che ti fanno capire se uno sta mentendo, per capirci, quindi manco ce ne accorgiamo di muoverli. Fa riflettere, o no? Ho riflettuto mentre ti leggevo ed è sempre bello vederti arrivare. Ciao Bronco, come sta andando il lavoro? Presentale un gatto. Cercando di spiegare e non giustificare, è intrinseco nella società guardare con ammirazione quelli che hanno un titolo di studio, medici, scienziati, che fanno progredire la società e di conseguenza avere un'opinione meno positiva di coloro che invece non appartengono alla categoria. Ed è... avere un'opinione è universalmente giusto. Il problema è che la gente è rimasta al... come dire, hai valore se fai progredire la società, ok? Il problema è che la gente si dimentica, e questa forse è una frase che potrebbe destare un po' di pareri contrastanti,
che io non sono messa al mondo per far progredire la società. È molto bello e ammirevole, magari un giorno deciderò di farlo. Nel mio piccolo penso che io sto facendo progredire la società dicendo ai giovani quanto potere in realtà hanno e che possono esprimere nella più totale sicurezza del fidati, vieni qua, parlamene, perché io vorrei tantissimo far sbocciare tantissime persone giovani che sono depresse, con i piedi in testa della società, e tirarle su in qualche modo. Ma potrei anche non farlo, perché sinceramente nel momento in cui io sono venuto al mondo non devo un cazzo di niente a nessuno, nessuno può dirmi che cazzo devo fare, e il fatto che io voglio o non voglio mandare avanti la società è un problema mio. Cioè, a un certo punto muoio, devo godermi questa giostra che è la vita prima di non esistere più. Quindi potrebbe anche non fregarmene un cazzo, soprattutto per quegli esempi per la quale la società non ha fatto niente. Quindi gli sguardi di ammirazione, che ormai appunto si dividono in e non, si dimenticano che non esiste solo la società, esiste il vivere, esiste le persone, che tutto concentrato sui soldi, sull'andare avanti, su chi è in potere, chi modifica, e una persona che semplicemente sta bene non ha valore, fa schifo, se lo deve trovare da solo il valore, ed è meglio che si trovi tre o quattro amici in quella piccola massa di persone che fanno schifo, così possono stare in pace con loro stessi, perché agli occhi di tutti non vali. Ma va a cagare, ma vaffanculo tutto, sinceramente, ma per favore, devo un cazzo niente a nessuno, neanche voi, e ciao, good time, anche perché nessuno ti ha chiesto di esistere. La gente dimentica che la società è progredita grazie ai pazzi, ai etici e ai visionari, così per dire, ah, che poeta, sì. Mi dispiace, Bronco, ma se bello vuoi apparire un pochino devi soffrire, la moda è differenza. Comunque io non sto sminuendo altre categorie, io sto dalla parte di quelle che vengono ogni giorno tartassate e ricoperte di merda. Lì sto un attimino a dire, non solo ti tolgo un po' di merda, ma ti insegno anche come non fartene arrivare più e come togliertela dalla testa, che quello è molto figo. Insegno a tutti a pescare, se vogliamo usare un modo di dire. Però le altre categorie, tra raga, c'è tutto a posto fra noi, andate tranquilli, progredite, fate figli, non c'è problema. È che io mi devo occupare di tutta quella parte di cose che la gente ama ricoprire di merda. Ma per il resto è tutto a posto, cioè, viviamo tranquilli, tu stai bene, a posto così, ci si vede al mio funerale, ciao. Che poi fai arte, credo che qualsiasi artista di base fa andare avanti la società. No, ma in realtà per me non è neanche un valore, è come dire... la bellezza, ok? La bellezza, se sei bello puoi avere tutto quanto. E piano piano i giornali decidono, ok, quest'anno anche le ciccione sono belle, quest'anno anche i ciccioni sono belli, L'anno prossimo anche chi ha le sopracciglia molto folte è bello. E io invece sono tipo, ma se non ce ne fregassi un cazzo di essere belli? No, così per dire, essere belli ce ne sbattiamo, cioè va bene, lo vedi, il resto va bene come valore, però pari agli altri valori, essere insomma una persona gentile, empatica, educata, istruita, la bellezza, no, la bellezza riportiamola allo stesso stato degli altri, no? E quindi allo stesso tempo io non è che combatto per dire, ehi ragazzi, anche io faccio parte di quelli che fanno progredire la società, io sono tipo, non è un valore. Ai miei occhi è più un valore prendersi cura delle persone, soprattutto i più deboli. Quello è un valore altissimo, e chi lo fa genera cose positive che generano altre cose positive, e le persone che stanno bene e sono felici fanno più cose per gli altri, per il pianeta. Quindi essere utile alla società, tipo, ehi, sono contento, non me ne frega un cazzo, vado di là a occuparmi delle persone, ciao. Ciao società, grandi oh, anche gli artisti, tutti uniti, finalmente gli influencer sono stati riconosciuti, perché non me ne frega un cazzo, siete sempre stati inutili e non ci avete mai guardato con rispetto, e adesso tocca a noi non fregarcene niente, andiamo a occuparci di cose più serie, questo è come vivo io più o meno. Circa Roby, non nasciamo con questo unico scopo, ma lo sti cazzi verso le conseguenze che ricadono sulla società sento che le abbiamo, anche perché se chi potrebbe influenzare positivamente il proprio ambiente ed è a cascata, e da cascata la società, chi resta sono quelli che maliziosamente la influenzano in negativo. Lo so, Valge, però non puoi nascere con una responsabilità.
Io penso che con la maturità sviluppi un amore verso il prossimo e un voler rivoluzionare le cose. Ma davvero ti dico questo: se tu vuoi lottare, e unisciti a chi vuole lottare e vai a lottare. Ci sono però davvero troppe motivazioni per cui qualcuno sceglie, non può, non è in grado di lottare per migliorare la società. E noi non possiamo chiedere niente di tutto questo, non è giusto, perché potrebbe sembrare pigrizia, ma io non pretendo niente da qualcuno. Al massimo pretendo che questa persona, se proprio non vuole far progredire la società, non sto assolutamente parlando di patti, che non vuole farla progredire, se proprio non vuoi farla progredire, togli il bastone tra le ruote, perché non ci serve. Stai a pregare e noi facciamo per i fatti nostri, così tutti si sentono ben accetti. Se invece vuoi impedire il progresso della società, è assolutamente un'altra cosa, sei il villain della situazione. Ma davvero, cioè, io prima dello streaming non sentivo di avere uno scopo, e va comunque bene. Poi l'ho trovato, ma va comunque bene, non perdo valore perché non ho uno scopo e non voglio progredire, non voglio far progredire. Al massimo posso, che ne so, farmi trascinare dagli altri che vogliono fare. Adesso sono gasatissima, infuocata, sono una micia accesa, e per tutte le cose che riguardano i giovani mi infiammo, scoppio, faccio un casino e canto un po' di Caparezza. Però prima non lo ero e non mi aspetto neanche che qualcuno lo faccia, perché non mi deve niente e non deve niente a nessuno, perché io non so la storia di nessuno, quindi non ne andrei neanche a dire devi, no, cioè possono essere veramente mille ragioni per cui non lo fa. Non l'ho detto, non nasci in questo stop, ma fai comunque parte del collettivo e non mi riferisco a chi non può, ma chi non vuole, perché pensa che non ci saranno conseguenze. Ah vabbè, no, quello è essere un po' egoisti e infantili. L'importante è che non mettono i bastoni tra le ruote, sono un po' arresa, cioè piano piano convincerò tutti che i giovani sono fantastici, e questo è lo scopo, evviva, e brindiamo a questo. Però ci saranno quelli che non riuscirò a convincere, siamo troppi, non siamo troppi per essere convinti. Sì, però in un certo senso siamo tutti debitori della società e le dobbiamo un nostro contributo che non diamo per forza nel laboratorio e nelle officine. Sì, raccoon, si chiamano tasse, cioè ti assicuro che per quanto io possa sbattere i piedi non mi ci tolgo dalle tasse, quindi se vogliamo metterla sotto questo punto di vista, tutti stiamo contribuendo allo Stato e nessuno deve cagare il cazzo, cioè se, nel momento in cui paghi le tasse stai contribuendo, bella, posso fare il cazzo che vuoi adesso, ho contribuito. Definisci progredire dalla società, perché io credo che in lotte come quelle contro l'omofobia, se non si è parte della soluzione, purtroppo si è parte del problema. Un po' come nel bullismo, se non proteggi il bullizzato, sei dalla parte del bullo. Allora, in realtà, non intendo quello. Allora, aspetta, ora riordino e mi spiego bene. Voi intendete che dobbiamo essere tutti uniti per far parte di qualcosa di più grande che cambia radicalmente la società. Lo comprendo, e quelle sono le lotte sociali dove mi aspetto che ci sia tanta partecipazione, mi aspetto che chi non si sente sicuro di partecipare non partecipi. Cioè, tu mi dici, per esempio, un po' come nel bullismo, se non proteggi il bullizzato sei parte del bullo, ok? Quante volte però ti è capitato di essere te stesso? A me è capitato, sono sincera, ci ho messo veramente tanto a trovare il coraggio di essere... Io sono donna... piccolina, ci sono cresciuta bullizzata dalle mie compagne di classe. Soltanto adesso ho capito quanto le ragazze invece dovrebbero fare fronte comune. E io stessa, vittima di bullismo, quando ero a scuola non avevo il coraggio di andare contro i miei di bulli, figurati andare a unirmi per andare a combattere gli altri che venivano bullizzati. Ero terrorizzata. E dirmi che sono parte del problema, come forse intendevi, ma tranquillo, probabilmente non intendevi che io che non intervengo perché terrorizzata sono parte del problema, non è giusto, è una visione in bianco e nero che non prevede niente nel mezzo, come tutte quelle persone che dovrebbero far parte delle lotte sociali, unirsi e andare al Gay Pride, ma magari non si sono neanche dichiarate per paura e non vogliono assolutamente per ora fare grandi uscite o altre cose del genere perché non se la sentono. Non le ritengo loro parte del problema, e sono casi che sono tantissimi, ragazzi, sono molto specifici. I casi non inclusi sono quelli che ignorano appositamente, quelli che non si uniscono perché pigri o egoisti o non maturi abbastanza perché devono pensare alle loro cose.
Ma ci sono troppe, veramente troppe cose da prendere in considerazione per puntare il dito e dire o sei con noi o sei parte del problema. C'è una marea di grigio, ragazzi, e forse bisognerebbe anche trovarsi in quel piccolo punto per capire, ah, ecco perché non sono intervenuto. Neanche sto a parlare delle molestie sessuali, perché è una cosa che probabilmente la gente neanche si immagina. Quando una persona dice, perché hai aspettato per dirlo? Perché non ci uniamo tutti insieme per dire a questa persona che ha molestato un sacco di ragazzi? La gente neanche si immagina, quando pretende che una persona parli e si unisca alle lotte, che cosa subisce una vittima. Quindi non credo assolutamente che sia una parte del problema. È anche un mio personale punto di vista ed è il modo in cui vedo il mondo. Ma perché lo vedo così? Perché io voglio conoscere più persone possibili e capire le storie di tutti, piuttosto che pensare che si uniranno tutti a me per fare qualcosa di grande, oppure che non lo fanno perché sono brutte e cattive. Mi aiuta in realtà anche a percepire meglio le situazioni in cui una persona non fa quello che penso che farebbe. Io penso, ah ok, potrebbero esserci queste ragioni, quest'altre, quindi non parto neanche in quarta a dire bastardo. Però insomma mi viene in mente che potrebbero esserci tante cose. Il punto è anche questo: ognuno faccia quello che effettivamente nel suo piccolo può. Penso che Giulio intendesse chi sceglie di non preoccuparsene. Chi sceglie di non preoccuparsene è ovviamente una cosa negativa. Però non era quello di cui stavo parlando. Non so come spiegarmi. Io non sto parlando di chi sceglie di non preoccuparsene. Vi sto parlando di io sono nato e non devo niente a nessuno. Ragazzi, stateci, è vero. Grazie Tovellina, ha dato sub. È vero, ma questo non vuol dire che non dovete farlo. Questo vuol dire che è ingiusto pretenderlo, perché ci sono mille ragioni per cui tu non lo puoi fare. E questo purtroppo è anche dato dal fatto che nella società esistono ancora stereotipi per cui, per esempio, si sostiene la LGBT si è gay. Comunque intendevo quelli che per pigrizia non si aggiungono alle lotte, parlavo dei privilegiati che si comportano da privilegiati. No, vabbè, quello è vero, è vero. Penso però che sia una categoria completamente a parte, di cui poi ci sono i pigri. Andateli a tirar giù e convinciamoli a parole. Io in realtà parlavo di chi agisce, chi non agisce perché è cattivo, chi vorrebbe agire ma non può. I privilegiati che non vogliono agire perché pigri non è una motivazione, chiaramente. Non li stavo includendo nel mio discorso, perché per qualsiasi cosa ci saranno quelli che non intervengono perché non hanno voglia. È molto specifico, però. Cioè, non avere voglia non mi dà neanche modo di immaginarmi quali potrebbero essere le tue ragioni. Se sono un noioso e ti trascini. Ok, va bene. Nella legge antica il privato cittadino è inteso come colui che pensa dei propri interessi senza nemmeno era chiamato idiotes. La parola da cui deriva la parola idiota. Lisimaco, grazie mille. Fun fact. Forse quello che sei attivista ne fa recitare qualcosa di buono. Ognuno ha anche il suo carattere, deve avere tempo di svilupparlo e capire come agire spontaneamente. Spontaneo è meglio. Io mi ricordo benissimo che non reagivo ai bulli miei. Pff, figurati se potevo andare da un altro e dire ehi, lascialo stare. Riuscivo anche a dirlo per me stessa. Ma adesso, io non so che cosa è successo, ragazzi, ma se adesso vedessi una parvenza piccola di molestina sessolina su un treno a 3 carrozze di distanza, io sono già in aria con un calcio volante. E mi è successo un botto di volte. Io ho difeso 2 volte mia mamma che stava per essere borseggiata. Questa l'ho raccontata, in effetti. Mia madre stava per essere borseggiata 2 volte perché utilizzano sempre lo stesso metodo. E qua state attenti, persona X, adesso andiamo a definire chi, cosa, quando e perché. Perché ti distraggono in qualche modo quando sei nel tuo parcheggio. Perché quando fai la spesa da solo devi andare, che so, posi le borse. E c'è tutta quella cosa del posare le borse, posare la borsa in macchina, andare a posare il carrello, eccetera, eccetera. E c'è questo metodo, che a quanto pare ho visto anche in azione, di 2 persone. Una che distrae dicendo, ehi, per favore mi dai una moneta, eccetera, eccetera. L'altra è dall'altra parte della macchina, che apre lo sportello, prende la borsa e va via. E io ho visto una cosa del genere all'IKEA e a un'Esselunga. In aria col calcio volante. E sono arrivata lì appena ho visto che mia mamma stava parlando con questo tizio e c'era un'altra persona vicino alla macchina. A me mi sale la cattiveria isterica, devo essere sincera. Divento abbastanza un animale in questi casi. Che cazzo stai facendo? C'è qualche problema?
C'è tipo Viecce, non so. Se ritorno indietro a pensarci, non mi vergogno. Credo di avere qualcosa di represso. Sarà che io sono purtroppo, cioè, ho subito un furto di tutta la casa completamente quando avevo 13 anni. Quindi ho qualcosa qua che ribolle. In questi casi è isteria. Sento proprio le orecchie che pulsano e ho il fiatone quando finisco. Non la controllo questa cosa, però lo faccio. E non so, sì. E tra l'altro state attenti ragazzi, perché ho visto succedere questa cosa. Quindi se andate a fare la spesa in macchina eccetera eccetera, sappiate che ci sono quelle persone che una distrae, ti chiede le monete, l'altra va dall'altra parte della macchina, apre lo sportello e prende la borsa. Se avete questa distrazione, sono molto brave queste persone a distrarvi, fate attenzione. È l'adrenalina, esatto, mi sale a mille e l'ho riconosciuta. E devo essere sincera, non ho la minima intenzione di metterci un tappo a questa cosa quando succede. Anzi, sento sempre che ho evitato il peggio, oppure sono tipo, non lo so, sto guadagnando un'altra... Perché non intervenire non è tra le opzioni, non ho potere decisionale, vado e basta, non ho controllo. C'è chi si terrorizza, chi si ferma, io vado. Non lo so, forse mi devo vendicare di qualcosa. Sinceramente prendo e vado. Io divento tutta rossa e bollente in faccia proprio perché non riesco a reagire come te. E a me è scoppiato qualcosa, non so, è scoppiato. Soprattutto quando la società non ti rispetta, non ti include neanche dei diritti basilari. Allora sì che me ne sbatto. Unisciti però alle persone che vogliono cambiare le cose, mi raccomando. È stranissimo, ma a un certo punto della tua esistenza ti rendi conto che le cose sono cambiate perché tante persone hanno voluto che questa cosa cambiasse. E non è strano perché è la prima volta che ne sentite parlare, è strano immagazzinare il concetto e quindi rendersi conto che anche negli anni in cui stai vivendo ci sono delle robe che vanno fatte. E adesso tocca a te, perché sei arrivato con tutto già fatto e ovviamente la percezione è che ormai le guerre sono state fatte, le lotte sono state fatte e adesso dobbiamo vivere in questa pace. In realtà bisogna continuamente essere parte di qualcosa che continua a lottare per la generazione dopo. Arriva dopo, questa arriva con la maturità, questa concezione. Più ti informi, più arriva. Prima è soltanto un concetto che leggi nei libri. Purtroppo sono grosso, quindi è buon gusto di non avvicinarsi. È un quirk. Anch'io subito un furto e mi ho rubato l'abbonamento del pullman. Se vedo qualcuno che potrebbe essere il tipo di persone, divento pericoloso. Lei è sciupata. Attenti ad appoggiare il telefono sul tavolo quando mangiate. E rubate il telefono a mio padre distrendolo con l'elemosina. Il mio è tipo... Io vorrei tipo la catenella delle witch, quella che ti porti il telefono qua al collo, così. Io superiore ho tirato un pugno delle mie bulle. Professoressa, mente ha fatto finta di niente perché io sono sempre tranquillo. Bellissimo! Hai tirato 20 in furtività. Ieri sera ho urlato a un tizio in macchina che stava facendo venire il torcicollo a fissare me e le mie amiche sedute a farci i cazzi nostri un bar. Ma che cazzo ti guardi, oh! Gli ho fatto bruttissimo. Hai fatto benissimo. E su TikTok sono tantissimi anche quei video di gente che, anche risultando magari indiscreta, con la maturità, col diploma, sì, anche risultando indiscreta, però sinceramente io ho sempre fatto il tifo per queste persone e sinceramente vorrei che succedesse anche a me, vanno da una persona che pensano potrebbe essere in difficoltà e gli vanno a fingere della confidenza e dicono: ciao cara, sono arrivata, mi stavi aspettando, c'è qualche problema? Quando vedono che c'è una donna magari in difficoltà, è sempre una donna da difendere. Mi spiace, non è mai capitato con i maschietti, a quanto pare, a meno che non so, però insomma, ok? Vanno da loro e dicono: ciao, sono arrivato, so che mi stavi aspettando, c'è qualche problema? Perché magari lei è terrorizzata per intervenire e tu invece c'hai l'adrenalina così alta che non vedi l'ora! Non vedi l'ora che quella persona dica: no, la stavo disturbando, così puoi intervenire. E io non l'ho ancora fatto, perché non mi è ancora capitato di avere dei dubbi su quello che mi circonda, ma ho sempre gli occhi bene aperti e le orecchie tese quando dovrebbe stare attenti soprattutto sui treni. Volevo lottare, sono nuove guerre che iniziano, le cose giuste che necessitano tutto il supporto per aiutare le persone che ne hanno bisogno. Ci vuole veramente poco, ragazzi. Essere attivisti è un concetto davvero grande e davvero alla portata di tutti ed è davvero bello quando lo senti. Io
Non lo so se lo sono, non ho mai fatto il test, scopri se sei attivista. Però mi sento proprio che mi infiammo fortemente quando si parla dei giovani e vedo come vengono trattati un po' di merda. E quindi penso che quella sia la mia causa. Non me la scelgo, non è che un giorno dico, ok, per cosa mi arrabbio oggi? Le adozioni, vai, let's go! Io sento questa, e quindi tutta la mia passione, le parole che posso trovare, la sincera preoccupazione è questa qua. Non ci posso fare niente. Probabilmente l'ho subita, probabilmente l'ho superata e probabilmente voglio esserci per gli altri. Questa è la mia. Poi magari un giorno mi occuperò delle balene. Mi piacerebbe tanto. The Robby Slayer, the only thing they fear is you. Prendo appunti, questo potrei riuscire a farlo. Io ho diviso due ragazzi che stavano picchiando, pensandoci ora ho rischiato di prendere un pugno in faccia. Ecco, quello non lo farei. Di due persone che si picchiano non sapendo niente e non avendo nessuna esperienza in lotte, non interverrei. Non avrei né le palle né sarei utile a niente, penso. Mi prenderei solo un pugno e poi continuerebbero. Quindi sono tipo, utile? No, ho perso un dente. Ma il gattino che non l'ho ancora visto è di là che dorme. Forse a un certo punto entra perché finisce di dormire. L'altro giorno ho visto un video di esperienza sociale, in realtà non ho, ma provo a chiedere aiuto attraverso un segnale. Dico, qui cosa fa? Lo conosce per persone? Una sorta di saluto con le dita distese tranne il pollice. È questo? È questo. Allora, se è questo qua. Io sapevo che su TikTok facevano questo nei video quando quando dovevano segnalare un abuso in casa. E facevano un video tipo, ciao, vi faccio vedere cosa c'è nella mia borsa. Voi siete quello che c'è nella mia borsa. Facevano questa cosa e tutti capivano. Non ho mai capito come poter intervenire, però c'erano poi i commenti che facevano una serie all'algoritmo e lo vedevano tutti, quindi qualcuno poi interveniva. Era questo qua, sì. Questo qua. No, aspetta! Non l'ho fatto perché io abito sola. Tranquilli. Però volevo farlo vedere, perché sennò effettivamente sembra che... No. Sono tornata a casa con il labbro gonfio. Kekv! Bravo che l'hai difeso, bravo. Batti gli occhi se ti obbligano a fare la streamer. Allora, sicuramente mi obbligano a pagare le tasse. Su quello... Robby, vuoi pagare le tasse? Sei costretta? Ti stanno costringendo a pagare le tasse? Se non fosse abbastanza chiaro. Robby, puoi dirlo se Neon ti picchia. Minchia, mi ha fatto malissimo. Neon ti abusa con le fiusa. Il gatto non mi fa male. Non troppo, almeno. Se Neon ti ha graffiato in modo decisivo, datti un segnale. Aia. Non c'è nessuno dietro la tenda che ti sta minacciando. Sì, ragazzi, la società mi minaccia di pagare le tasse. Sono tutti qui dietro. Fuori dalla mia casa è tutto un macello. Ha sbattuto gli occhi e continua a farlo. Chiamo subito l'Azza che viene a salvarti. Sì, vieni a salvarmi, Azza. Best segnale. Robby, i tuoi braccia che sono il doppio delle mie. Vedi un po' te. Non so come intervenire. Vabbè, ma queste braccia, beh, vediamo se ho i... Non ne ho tantissimi. Non è che fanno tanto. Cioè, ho un po' di muscoletto, ma con questo non ci fermo le risse. Ma però che è cresciuto, eh? Ma... Basta. Ho questo. Ehi, come ti per... Basta, questo è il mio intervento. Il vero nemico in casa Robby è l'umido. Porca miseria! Dico questo e poi iniziamo a giocare un pochettino a Mario. Flexino tattico. Flex. Wow. E niente. Questa credo sia... Questa è ciccietta. Questa è dolce ciccietta che ho imparato ad amare e apprezzare. Ti amo, ciccietta. Questo muscolino. E basta, non c'è altro. Oggi, in casa, con tutte le finestre chiuse, ragazzi, altri 4 mosconi. E, allora, le mie tecniche. Non c'era nessuno a salvarmi oggi, quindi ho dovuto fare da sola. Tecnica numero 1. Ho preso un libro di ricette, davvero pesante, e ho iniziato a tirarlo forte contro le finestre. In questo modo prendevo i mosconi che poi cadevano a terra. Erano grassi così, ragazzi. Io vi giuro, sono enormi. Cioè, hanno un centimetro per un centimetro. Questa roba è impressionante. Se ti sbattono in faccia, cioè, veramente ti spaventi. Perché dici, che cazzo è stato? Non sono mosche, sono mosconi. Quindi ho fatto... E lanciavo questo libro di ricette piatto contro le finestre. Non avevo troppa precisione e il gatto si è spaventato a morte perché si sentiva pam! E non era il caso di fare troppo rumore, poverino, e dormiva, ma anche, cioè, insomma, sui spaventi. Quindi che cosa ho fatto? Lanciare i libri di ricette. Aspetta, cosa? Quindi la cosa che ho fatto oggi è stata prendere il Dyson,
mettere, staccare il bocchettone dell'aspirapolvere, attaccare il becco, quello per gli angoletti. Sì. E ho scoperto che sono troppo lenti. Quindi vado lì, non si tolgono e fa. Ragazzi, ne ho presi 5 su, così. Erano 5 in casa, attaccate le finestre. La cosa divertente, esatto, no? Si chiamano tafani e succhiano il sangue. No, come sono fatti i tafani? Scusami, fammi rivedere. No, non erano tafani, erano mosconi. Sono abbastanza convinta che siano mosconi. Sì, no, li sto guardando. Vediamo un attimo, moscone. Sì, era un moscone. Era verdino, enorme, con quelle... Era esattamente questo pezzo di merda. Allora, sto per far vedere la foto di un insetto, per farvi capire con chi ho a che fare. Mi raccomando, non spaventatevi in caso... Aspettate che escimo dai taschermo intero. Non spaventatevi, non guardate per un attimo, così vi faccio vedere quali sono. Sono 3, 2, 1... Ok, sono questi qui. Sono assolutamente questi 100%. Riconosco un po' le zampine. Mosca canaria. Sì, riconosco le zampe. Sono quelle, raga, sono queste qua. Sono assolutamente questi 100% e fanno troppo schifo. E la cosa divertente... Sono sicuramente mosconi perché è periodo di cova. Grandissimi. La cosa divertente è che... Clic! No, foto! Mi ha dato talmente soddisfazione e odio che queste mosche siano dentro casa mia e non fuori, che il Dyson ha un contenitore che aveva tanta polvere e tanto calcestruzzo in polvere di quando sono venuti a bucare per le zanzariere, l'ho tirato su con l'aspirapolvere, che erano lì nella polvere. E io, sadica bastarda, ero tipo, eh? E adesso come voli? E adesso come mi voli nella bocca, stronzo? Ragazzi, io ho paura di queste cose e mi danno fastidio, quindi l'unico modo che posso fare è ciucciarli via, rinchiuderli e solo allora prendermela con loro. Perché prima sono tipo... Ma dopo sono tipo... Ora ti ho in pugno. Dopo, quando sono chiuse lì... No, 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 non ce la faccio. Non ce la faccio, non ce la faccio. Ah, col Dyson li puoi tenere come pezzi. Oh, ho messo dello scotch sul tappo perché ho paura che vadano via. Insegnami, odeaci, Kibe, regina dei mosconi. Beh, vado lì e ciuccio, cioè mi avvicino, non scappano così velocemente, è stato facilissimo prenderli. Robby, mi fai paura a volte, io non sopporto che queste cose violino il mio spazio privato, sinceramente, che si divertano fuori, cioè mi fanno paura. Io che provavo un accendino di deodorante spray, sì vabbè arriva il lanciafiamme, ma in casa tutto a posto, Simo. Come funziona per svuotarlo? E ora che lo svuoto saranno mortissimi, al massimo li svuoto nel cesso e tiro l'acqua, toh. Compro della carta moschicida, poi un'esca moschicida, ci vanno sopra, rimangono attaccati e ciao ciao. Poi ci va Neon e rimane meo, così, perché insegue una mosca. E... sì, ma insegnaci come funziona. Sono lenti loro e il Dyson anche fantastico. Sono molto lenti loro, perché io appoggio il Dyson al vetro e faccio... E quindi a un certo punto entrano. E mentre mosche più piccole scappano via prima. Mica a caso, mica a caso mia madre nasconde gli accendini. Molto bene. Io stanotte sognerò di essere un libro di Kafka finendo aspirato la CQ e... Io da completo pirlo ho ucciso un calabrone con un giornale arrotolato. Ma da sì! Come nei film! Pam! Con il giornalino arrotolato. Bellissimo! Aiutiamoli a casa loro i mosconi. Vengono in casa e ci rompono il lavoro. Ah no, aspetta. Dovrebbe essere una legge universale. Se un insetto vola, può pungere, non produce miele, va istinto. Sì, ma dici di più. Chiedo per un amico. Product placement Dyson. No, non mi paga Dyson, anche se vorrei che mi pagasse, quindi no, può essere usato con qualsiasi aspirapolvere. Se invece Dyson mi paga, no, Dyson è l'unico aspirapolvere che funziona. Dipende, decidete voi. Ciao Dyson, quando vuoi. In realtà vorrei che mi sponsorizzasse la Ferrero, però poi ne parliamo perché sono un po' a dieta. Ragazzi, oggi mi hanno pesato. Ho perso 3 kg fissi, non i 3 kg vaganti che stanno andando a destra e a sinistra. Ho perso 3 kg da quando ho iniziato. Sono contenta. Sono contenta non perché mi diano fastidio i chili di troppo in generale, ma perché non li voglio addosso a me, non li sopporto, li detesto. Non li voglio. Voglio essere una persona che quando si muove lo fa velocemente, non con della roba che sballonzola e non mi piace. Qui è partito il turno più terrificante della vita. Scappa! Grazie, 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 grazie. Grazie, grazie, grazie. Sono fissi, sono fissi, sono fississimi.
Sono fissi perché l'altra volta mi hanno pesato, pesavo un tot ed ero scesa, e adesso pesavo come l'altra volta, scusate, meno dell'altra volta ed ero scesa, perché mi pesano all'inizio e alla fine degli esercizi. Pinguicciando con estate che vicino e facciamo notare. Oh, ma gli estate è solo alla menta, gli altri non mi fanno impazzire. Essere veloci come il Dyson. Oppure come qualsiasi altra aspirapolvere. Dipende, dipende solo da voi. Iniziamo a giocare, amici. Giochiamo un pochino, abbiamo un'oretta. Dopodiché io scappo e vado dai miei amichetti di Intel, perché c'è una live e c'è un Matt che mi ha detto Roby, e io, sì, bella. Io non so se devo andarci mangiata, probabilmente mangiamo assieme. Che bello, non vedo l'ora, mi mancano. Ci vediamo lì, comunque. E direi di iniziare. Faccio l'in-game. Perfetto, apro qui. Alle 6, Sophie Taylor. Levi di cosa? Ma in realtà con loro penso semplicemente si sta assieme e si chiacchiera e ci si diverte. Qua invece si finisce, si continua Paper Mario in realtà. Un attimo che aumento il volume e tolgo Spotify. Perfetto. C'è una chat a schermo. Ops, ma siete voi? Guarda, Twitch Activity Feed Moscone. Benissimo. Siete voi? Vabbè, finché ci siete, salutatevi, siete belli. Vi lascio un po' a schermo perché così vi potete ammirare. Eh sì, o no? O no? Eh sì, o no? Moscone. Ciao, Massimo Schermo. Ciao, Embo del futuro della chat. Mi immagino te, Embo Hard, nel futuro e faccio... Che fai? Ciao, Embo del passato. Qui, Embo del futuro. Bella. No, è Samofer, non dire. Ma i tizi a schermo che ci imitano... Oh! Oh! Abbraccino Zugo, grazie le carbo. Io mi venne qualche anno fa, ho avuto una massa di idea di accendere il camino, mi dicevo da mio 3 anni, apro la cappa e cade un piccolo nido con delle larve. Ho pensato che vuoi che sia, allora accendo il fuoco, cade un calabrone, cade un altro e cadono 5 assieme. Solo che il giorno dopo gli spazzacamini ho trovato una canna fumaria ostruita da un nido. Io potrei tirare le cuoia, letteralmente. Non potrei fare altro che morire in quell'istante e dire, beh, è stato bello, basta, non c'è più linfa vitale dentro di me. C'era una manforte che riempiva il lago, potevi camminare sulle barche e premere un tesoro e desiderare un condizionabile. Aspetta, aspetta, vediamo. Qua dici? C'era una manforte che riempiva il lago, potevi camminare sulle barche e premere un tesoro. Dove, dove? Dove, dove? Dove, dove? Dove, dove? Dove? Where is? Dove cammino sulle barche? Tra l'altro, quanta sporcizia sei lì sotto? A parte come vado? Come parto? Ah, devo andare in quella barca. Ah! Eccolo! Vai oltre? Ma certo! Ho trovato un ricercatore Todd! È piattissimo! Robitiamo non è disponibile? Perché ancora non ho fatto le scene. Scusatemi, avete ragionissimo. Devo fare delle scene, devo metterne molte di più. Ho un martello lucente. Lanciartello? Martello che può lanciare con i nemici più lontani. Bella. Posto. Ehi, eccolo! Hello! Belli giochi con di Splatoon, ti piacciono? Quanti, quanti? La natura spacca! Bella, bro! Let's go! È vero, la natura spacca di brutto, zio. Però qua c'è dell'altro. Non credo che sia casuale. Forse qua è dove sono arrivata? Sì, 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 perché devo andare di là. Ok, ok, perfetto. Allora... Vediamo se qua c'è qualcos'altro da tenere conto. E infatti, vedi? Ah, è lì dietro. Guardalo. Guardalo, scarafaggino. Tanto qua, così prendo i coriandoli. Voilà, preso. Era piegato a mo' di scarafaggio. Sono salvo, grazie. Anche se in effetti qui si sta belli comodi. Qui è perfetto tra un abbraccio e lo stritolamento. Wow, ma si è sistemato lì. Chissà se posso farmi recapitare qui la posta. Vabbè, ma i Todd sono esilaranti, scusami. Che mood. Quasi in serie di macchine che cercano di non si fanno più danni. In quei casi non finisce giovane di spinosa e obbligatoria in serie per non prendere danno. È vero, e infatti devo fare scarpe di ferro. No, scarpe lucenti. Scarpe lucenti di ferro. Lanciartello. Guarda che è un botto di roba in realtà. Benissimo, ho equipaggiato tutto.
Non mi batte nessuno. Come in Giove, tempo di andare alla psico. Buona serata a tutti. Ciao Cactus, buona psico. Sai che io ce l'avevo il mercoledì, però ne ho saltato uno per la maratona e mi sa che adesso ce l'ho tipo il giovedì. Però era il mercoledì il mio giorno di psicoterapia. Che palle. Possiamo seguire il nastro, andiamo. Sai, no, in mezzo alla settimana, tipo, non ce la faccio a finire. Dai che finisce la settimana. Per me sembrava il giorno perfetto, non so. Raga. Ehi, complimenti per il tentativo. Posso provare? Voglio fare il brano dell'estensione del santuario. Forza, Bobby, prova tu. Però in effetti come faccio ad afferrare il remo? Già! Dove abbiamo fatto rivivere, ma nessuno sta muovendo questa barca. Ci deve essere un modo. Forse qualcuno in giro che sa come remare. Eh? Perché non chiediamo a quella veloce si mette laggiù? Cosa? Calma, calma. Senti, non è che conosci qualcuno bravo a remare da queste parti? Che fa? Ma? Aia! È così che saluti la gente, tu! Wow, wow, wow! Dove va, dove va? Pazza, pazza, pazza! Scappata via, non mi nemmeno risposto! Non so, forse hai risposto lanciando quella lattina. Qualcosa tipo, ehi, lasciami stare, signore origami, fatti gli affari tuoi. Lattina. Lattina di tonno. Ti ha lanciato una scimmia. Oggetto chiave. Ok. Certo che un sacco di tonno scanta direttamente la zona annuale. Quindi con del tonno nutro un pesce che ci aiuta. O devo rincorrere la scimmietta? Abbiamo detto che la tecnica di tonno è pure un esperto rematore. Conviene che... Todd, tu invece? A parte che serve un altro remo. Vabbè, seguiamo la scimmia a sto punto. È andata di qua, giusto? Credo. C'era un tizio che suonava, in effetti. C'era qualcuno a cui serviva del tonno. Oh no! Oddio, chi era? Ah, la scimmietta. Oh! Ok. Ah, beccata. Però c'è un Todd da qualche parte qui. Era lui a cui serviva la cosa? Vuoi provare a dare qualcosa alla scimmietta? Sì? Tantina. Via. Ok. Pensavo che tu in scatola le piacesse. Forse dovrebbe averla, non riesce la prima lattina, questa versione è delizia. Quindi? Quindi usa un uncino. Non... Come posso combinare due oggetti? Magari posso aprire la lattina con l'uncino. Vediamo un po'. Dunque, esempio, apri scatole, ma non c'erano quei zone tipiche che stavano facendo la festa a base di cibo in scatola? C'erano i mariachi, però non mi ricordo assolutamente dove sono. E dove ho recuperato Bobby una volta, mi pare. Ma porca miseria. Toddini, aiutatemi. Più danni. Mi hanno dato un martello lucente. Oh, ma stai qua, spawnano un botto di armi. Ma vi pago tutte le volte che volete. Grazie mille. Martello, direi. Martello. Carpe. Lanciartello. Scarpe lucenti, andiamo. Questo fa un botto di danno. Miei, tutti miei. Yay. Poi. E basta rompere le palle. I coriandoli. Mo' ho difficoltà a ricordarmi dove stanno i tizi. Provo qui. No, lì c'è un Todd. Beer Kiwi, grazie mille del raid! Benvenuti a tutti! Ciao ragazzi, grazie mille di esservi uniti al raid! Benvenuti! Oggi ho parlato molto di temi sociali perché ho pagato le tasse, quindi mi hanno un po' costretto a parlare di quanto mi fanno schifo un botto di cose. Poi mi sono buttata in Paper Mario!
Ciao The Ride, fatemi vedere le motte. Voglio vedere tutte le vostre motte. Grazie The Ride, Virchi, piacere di conoscervi, piacere di conoscerti. Sono Cichibe, sono illustratrice, disegno, canto, non ballo, solo da sola. E faccio tanti disegni che potete vedere sul mio sito web, ma li faccio per i fatti miei. Per ora le commissioni sono chiuse, non disegno per nessuno se non per me stessa e per l'amore perché ho per l'arte. E so così, sto bene, chillo, perché è estate, si trova un bel giochino da fare con questo caldo asfissiante. Si parla di quanto è bello tornare alla normalità e io sinceramente aspetto anche il vaccino che faccio il 30. Come state voi? Com'è andato lo streaming? E poi sta fermando, si è scatola, però manca ancora quello che deve portare la scatola. Questa non può ancora iniziare. Oppure che si sia perso nell'erba alta, non è che potesse andare a cercarlo per me. Sì, ho capito, raga. Però c'è un tizio con una priscatole, quindi devo combattere i tizi qui. E qualcuno mi darà una priscatole. Tipo quello. Ma li trovo tutti quanti. In cammino verso Santiago. Noi arriviamo dalla Spagna. Cioè? Era una live IRL? Oh mio Dio, non le vedevo da un sacco, che invidissima. Bellissimo, com'è stato? Cammino Santiago di Compostela? Forse me l'hanno proposto una volta. Bellissimo, saluti dalla Spagna. Ma ragazzi, divertitevi. Aia, devo usare le scarpe altre, ho sbagliato. Bravo. Vabbè, gli parlo come se fosse il mio gatto. Bravo amore, parata? Parata. Non è vero, non l'ho parata. Quello da 800 chilometri. Aspetta, aspetta. Ho bisogno di sapere. Ma tutto a piedi o è una un cammino che prevede altri tipi di mezzi? Siamo a 300? Pazzi, che esperienza incredibile. Tutto a fette, a piotte. Da me si dice sono andata a piotti. Devo trovare un tizio con la... lì c'è qualcosa? No, ok, parlo. Forse è lui. Devo essermi addormentato. Hai le apriscatole? È venuto per far festa e mica dove la festa. Andiamo, andiamo, andiamo alla festa. Che bello. Ho trovato chi ha le apriscatole, quindi forse probabilmente possiamo anche andare avanti adesso. No, è la destra. Cammina, guerrero, cammina. Por el sendero del dolor y la alegría. Eccomi qui. Ho portato la roba. Come hai portato la roba? Ah, ok. Ti piace fare l'entrata in grande stile? In ritardo, ammettilo. Cos'è? Tonno? Ottima scelta. La festa ti ha messo una cosa mai vista. Sì, sì. Sembra che arrivi anche il tipo con la priscatola. Non era lui? Ma raga, ma siete veramente disorganizzati. Fatevelo dire. Io ho OBS e qua c'è un po' di disorganizzazione. Disorganizzazione. Ma voi mi battete su tutta la linea. Cosa? Ma dai, ci sono abbastanza. Cascatissima. Teo, regala Saba, Virchi, tanto Elena, grazie ai 9 mesi di Prime. Teo Explorer, regala Saba, Virchi, Wii. Eccolo qui. È Sendero. Ciao, Blorre, com'è? Oggigiorno è bellissimo, ci stiamo divertendo tantissimo. Sono contenta, sono contentissima. Ma tu hai qualcosa in mano che mi serve, per caso? Così, per chiedere. Uno, due e... E nessuno di voi mi pare che abbia delle punte in testa. Quindi vi spacco la faccia così. Sai che se compro la Switch e Paper Mario è colpa tua? Nintendo è uno dei miei brand preferitissimi. Quindi mi fa soltanto che piacere se lo fai. E quel tizio penso proprio che abbia... potere del cartomagno? Subito. Olivia... Olivia, bomba, svegliati. Guarda Olivia che figa. Ah! Schiaffi sui denti. Carini. Parte dai Pirenei della Francia. Se vuoi vai a Santiago, 800 km. Cartomagno. Ermeio del Colosseo lui. Che onde. Per fortuna che... sì, qualcuno è esploso. Per fortuna che ho bisogno di coriandoli. Qui nell'erba c'è un altro... Ma è nell'erba alta? È qui, è lui. Ma? Qui ti pisa, mi piace per forza, salva me e portami alla fiesta. Andiamo, ma certo, ti ci porto io. Ma che cosa, che personaggio è? Lasciami stare che devo portare un tizio alla festa. Dove siete? C'ho il più uno. Cos'è? Oh, ma che carino. Io, arrivato, grazie, grazie. Ma cos'è?
Eccoci Todos qui, finalmente adesso super fiesta, tema ci pescata, può iniziare musica! Ho fatto qualche viaggio a piedi camminando in passato, non ho mai fatto percorsi di questo tipo, ho fatto percorsi in montagna, quindi forse mi erano più per vedere delle vette, per farmi 2 o 3 ore con l'aria buona di montagna, ma di percorsi no. In effetti nel tonno nessuno si stanca, se la priscatole manca, ai ai sarà un velo dolore. Ragazzi, è il momento di una donazione, no scherzo, un balletto. Apriscatole? Arg, lo sapevo che mi hai dimenticato qualcosa. Cosa? Come? Sul serio l'hai dimenticato? L'avevo pure scritto nell'invito. Come facciamo la festa Timo Cibu in scatola senza la apriscatole? Apriscatole? Niente apriscatole, fa tutto io, chomp chomp. Wow, con quei dentoni possiamo aprire tutte le scatole. Adesso la festa può cominciare, sì. Potete aprire la mia scatola? Io tanto provo ad aprire la tua, vuoi che apro anche a te? Oh yes, apri una lattina, prego, grazie. Per evitare spam non ci rovina il benessere da 100, torna la follow mod a 10 minuti, mettetevi comodi. Esatto, sì. La follow mod è solo per quello. Comunque sì, le mie camminate... Non so, non mi ho mai abituato né portato nessuno. Quindi il concetto di prendere e andare a organizzare per una camminata... Non è per me la prima cosa che mi verrebbe in mente. Però è veramente figo. È roba che voglio fare. Sì, una scatola aperta! Chi uscirà da quella casetta? Non so, sta ripremiando, eh. Forse stavolta non scapperà più, ma chiedevano se conosci un rematore. Conosci un rematore? Conosci... Era Todd! Ecco perché suonava l'allarme! Era proprio quello che ci voleva, il tono è delizioso. Ma sei scema, come hai fatto a diventare una scimmia? Mario, ti ringrazio, se tu sei dovuto pensare quando ero una scimmietta. Tranquillo, non sono una scimmia. Mi avevo soltanto piegato così. Lo so, è tutto un po' confuso. Già. Io sono il vogatore monoremo, ufficiale del fiume Gorgo. Quindi usi un remo solo. Vogatore ufficiale monoremo, sei esattamente quello che ci serve. Senti, fai passo sul lago? Andiamo a fare un giretto. Andiamo al molo, venite pure quando siete pronti. Finalmente! Sì, la scimmietta era Todd. Che twist. Ma io lì come ci arrivo? Sì! Trovato! Tenazione, mi piace questa. Hanno tutto un sacco di operatori da salutare. Sono molto d'accordo con Simone. 100% d'accordo con Simo. Montagna, bellissima. Anche il mare è bellissimo. Ammetto che mi piacciono entrambi allo stesso modo. Mi ricordo di più da sola. Forse il mare è più da sola, me lo godo. La gente è tutto pronto. Let's go, andiamo sul fiume. Andiamo a bordo, io intanto bevo. Glu. Collato dall'acqua sferzante, assaporo ogni singolo istante. Ma è una canzone? Ogni singolo istante. Lì c'è una foglia piegata, quella era un Todd. Porca troia. Mia vista vissuta sulla corrente. No, questo balletto è... Sì, Bob è nel chill. Dopo il livello impegnativo è bello rilassarsi un po'. Almeno ti hanno trasformato in una scimmia, no? Tra l'altro ci dobbiamo ancora togliere quel filo, quindi abbiamo solo un potere, ma non abbiamo ancora visto il boss. Bravo, siamo ferro. Bravo, Price. Sono solo io, stiamo andando più veloci. Siamo quasi arrivate le rapide. Siete pronti per scuola? Tu dovrebbe finire il tuo corgo. No. Cosa? Tutta carta, tra l'altro. No. Io ho capito che se questo sarebbe stato un rilassante giretto in barca. Dai, che ci divertiamo. E poi non possiamo mica tornare indietro. Quindi godetevi il tragitto. Oh, no.
Però in effetti stiamo andando un po' troppo veloci, come se il film fosse più strabordante del solito. Oh no. Ma dai, fluttui, che ti frega? Vedi la barca. Va bene? Ma certo che ti aiuto. Allora, stiamo andando pianissimo. Potrò aprire il menu così posso concentrarmi sulle rapide? Ma? Ecco le rapide, sì! Ah, vabbè, ma la barca gira così, ecco perché è difficile. Mamma mia, che schifo, va lentissima. Vabbè, sono piena di monete. Ma porca miseria! Ma pure gli angoli, dai! Ma che palle. Ma poi si è svegliato, però, ho visto. Oh no! Ormai l'ho tirato! Datemi un altro buco, per favore! Ormai ho i coriandoli in mano, non posso lasciarli, li spreco tutti! Dai, voglio fare il 100% di pezze messe! Abbastanza odioso, sì. Non salgo neanche se mi paghi di sopra. Ma c'è un cuore! Possiamo recuperare il danno! Oh, meno male. No, era solo per me. No, era per la barca, perfetto. Oh sì! Andiamo lì! Andiamo lì! Piano! 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 Voilà! Sì! Meno male. No, di qui, di qui! Ah! Ok. Pianino, pianinoino. Andiamo lì. Ma dai, pensavo di aver girare un po' più lento. Ah, let's go! Aia. Vabbè, raga, oh, capita. Quanti! Grazie. Piano! Lo prendo. Mi sembra davvero eccessivo. Ok. Cuore, una moneta, un sacchettino di coriandoli. Quindi saranno altri buchi da tappare. Scusate se non guardo la chat per ora, ma è la fine. Vado qua. Perfetto, a posto. No. Che strano, non mi aveva preso i danni prima. Ok. Che tensione, riusciamo a passare? Sì, ce la facciamo ragazzi, ce la facciamo. Siamo bravissimi, siamo dei grandiosi. Dai che è l'ultimo. No, non era l'ultimo mai. Mai. No, dai, non farmi ricominciare tutto da capo. Che odio questa cosa. No, vabbè. Tira veramente di merda. Quindi che tu sia dannato, buchetto! Di meno! Di meno! Un cuore! Bella! Abbiamo finito? E quando mai? Il vortice è enorme. Guarda, io sto qua. Vedo allettanti premi lì, ma me ne sto per i fatti miei. Vai dritto, sai! Vai davvero dritto! Ok. Oh oh. No! Testa di cazzo, vai dritto! Vabbè, ci posso credere. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ok. Ma è enorme. Abbiamo vinto? Sono dei fantastici. Odio questo gioco. Ah, che ne penso delle rapide del fiume? Le odiate. Ciao Sara, tutto bene? Grazie. Sono qua che gioco su Paper Mario ed è bellissimo.
veramente mi batteva fortissimo il cuore. Forse poi se prendi tutti c'è un bel primo per te, riprova. No, no, mai. Possono stare lì. L'unica era il buchettino che non avevo tappato. Un po' mi è dispiaciuto quello. Intanto ragazzi, ieri eravamo a 1000 follower per l'Instagram del mio gatto e adesso siamo a quasi 2000. Grazie. 1730 tipo. Rilassante e pratico. Possiamo seguire il nostro primo film senza distrazioni. Ma secondo me succede qualcosa. Bella gente, eccoci alla nostra prossima tappa. Veramente, questo è il suo paese, vedete, non c'è niente di spettacoli. Cosa posso dire? Questo posto è un parco divertimenti, ma è meraviglioso. Ci andiamo, per favore? Si può fare? Potrei farlo. Potrei anche dargli la partner, volendo. E ne mancava solo uno. Servivano due tirate di coriandoli. Che Ninja Land sia? Come Ninja Land? Ovviamente stai una volta senza distrazioni, vero? Se volete posso continuare a girare sul fiume il canyon gigante poco più avanti. Che ne dite? Scendo qui. Evviva, sapete che non c'è bisogno di insistere, Mario. Dopo, a dopo, ciao. Vi aspetterò qua quando avete finito. Sì. Detto che se non può andare a Disneyland, andiamo a Ninja Land. Let's go, andiamo a divertirci. Bellissimo. Sono così contenta. Ha! Ninja Land, ingressi. Biglietto normale, mi assegno 3 persone per biglietto. Biglietto VIP, ingresso eterno, per infine persone, accesso libero a certe attrazioni. Se possiamo andare più volte, dobbiamo fare il biglietto VIP, allora. Figurati se non volevo tornarci. Biglietto VIP, quanto costa il biglietto VIP? Scusami, plebaglia VIP. Che faccio? Prendo il biglietto VIP? Costa tantissimo però. Cioè più o meno quanto le tasse che devo pagare. Non è vero, devo pagare più tasse di queste, ragazzi. Non è vero, molte di più. Molte, molte di più. Vabbè, dai, biglietto VIP. Piuttosto caro però. Ma sì, trattati bene. Ma devo comprare le scarpe, lucenti. Sì, poi quanti ne devo prendere? Quindi, VIP? Allora, intanto stacchiamo. Bellissimo. In questo modo, scusami, stacca. Così possiamo andare a comprare scarpe. C'è un teletrasporto rapido. Contentissima di questo. Ma non era un cuore, ecco perché non lo prendevo. Ma? Ah, finalmente ci incontriamo. Il destino ha fatto incrociare le nostre strade per qualche ragione. Non so ciò che desidera il tuo cuore, ma so dove può soddisfare i tuoi desideri. Cuori PV Max! Sì! Un edificio di mattoni rossi ti aspetta a Borgo Todd. Eh? Cosa? Ah, ok, me li vende quindi. Prendi il VIP e sei a posto. Ma tanto sei ricca, rimane in game. Fammi. Ah, ecco. Biglietto, prego. Prego, prego. Oh. Prego, onorevoli VIP. Pff, grazie. Ambassador, prego. In un edificio di mattoni rossi a Borgo Todd trovai un cuore PV Max. Ok. Che divertimenti. Sembra quasi Pokémon Arceus, guarda. E questa sarebbe Ninja Land, dove sono finiti tutti quanti. Forse oggi è il giorno di chiusura settimanale? Non ci avrebbero fatti entrare, se no. Però così tranquillo. Ciao, Chiki, buonasera. Ciao, Lucas, alla prossima. Pokémon Arceus. Ragazzi, guardatelo. Prendete questo screen. Prendete il trailer di Pokémon Arceus. Lì, Arceus. Let's go, tutti insieme. È identico. Non c'è, vedo differenza. Ehi, amici visitatori. Da questa parte, presto. Ma c'è un Goomba speciale. Ciao. Buonasera. Io non rimane a scoprire troppo a lungo. Non c'è tempo. Venite con me. Presto, presto. Raga. Amici, vi che io mi metto aiuto. Sapere non mangi sto fante di campi sono fatto dingere. No! Chi l'avrebbe mai detto? Non era intuibile. Già, questi marrani hanno catturato quasi tutti i membri del personale. E li hanno imprigionati nel maniero. Sì, una roba mai vista. Siamo venuti qui tutti vestiti in costume per spastarcela e... cioè, ecco, in verità sarebbe un sacrilegio far andare sprecati i nostri pedaggi. Sì, chiaramente pagati. Invochiamo con insistenza da parte vostra.
dei soldati origami qui? Come hanno osato venire a disturbare la quiete di Ninja Land? Ehi Mario, qual buon vento? Ah, ma volevo navigare più a valle, ma guarda un po'. Questo nostro blu blocca il passaggio, non possiamo girarlo. Ragazzi, siamo tutti con dei problemi, quindi. Ah, guarda, il nastro giallo è proprio oltre questo passaggio. Non ci resta che occuparci del nastro blu come prima cosa. È deciso, se non ci occupiamo del nastro non possiamo proseguire. Il destino ci ha condotti qui. Mario-san, Bob-san, non induciamo oltre. Al maniero. Però ti stai proprio medesimando in questa atmosfera, eh? Ma hai ragione, senza il personale nessuna attrazione del parco può funzionare. Quindi non ci sarà modo di divertirsi. E al maniero sia. Vili marrani, maledetti. Io... Una? Cosa? Una coda? L'equipaggio prende a colpi di coda i nemici vicini. Ma... Ma... Bob... Oh no! Però mi piace vedere che faccia fanno. Tutti dispiaciuti quando li colpisci. Wow! Ok, ok, coda quindi. Non... Non posso? No, ho sbagliato? A parte che devo dargli una caricata, quindi... No, scusami, come... Ok, lo levo. Poi... Esatto, potete fare un emoticon che volete del canale e farla schiacciata. Usa. No? L'ho usato in... in game? Ma no, povero Bob, per il combo fai pure. Si usa in battaglia, chiaro. Dobbiamo essere dei ninja. Questa è la cosa più vicina a Sekiro che mi vedrete giocare, sappiatelo. È un Todd che vende le cose. Sì, voglio spendere i miei soldi. Convenienza, cortesia e qualità, non lo sapete ancora. Ma non potete fare a meno dei miei accessori. Vendo la mia merce davanti al negozio di souvenir. I commessi del negozio mi odiano quando lo faccio. Cioè, dove sei? Voglio subito comprare la tua roba, perdonami, non ho capito. Eccoti. Ciao. Sì, voglio comprare tutto quello che hai. Sacchetto per petali? Trasmetto coriandoli in petali fiori di ciliegio. Lo voglio. Per assolutamente nessun motivo lo voglio. Ho pochissimi soldi adesso. E vai, molte grazie. Ci chiedo, mi è rimasto più nulla, tranquillo. Questo è il menu. Sì, subito. Come l'equipaggio questa cosa? A cosa serve poi? Ok, ho equipaggiato tutto. Bellissimo. Assolutamente ben spesi. Non mi rompete le palle. Vabbè, devo guadagnare altri soldi. È il momento di rifare un po' di dindini per comprare più cose. Allora, vediamo un po' quale potrebbe essere. Credo che questo sia un'ottima partenza. E ci siamo. Però quei due devono essere vicini. Che palle, non sono riuscita a prenderli. Sai che ti dico? Coda. Coda, conferma. Bellissimo. Ah, con 20 non vanno giù. Ah, basta, ok, non sono a volta. Carino. No, ragazzi, sono forti, mi sa. Ok, quelli mascherati sono più potenti. Devo farli scorrere così mettevano. Sì, bambino! Carina! Ah! Cosa fa? Cosa fa? Bastardo. Allora, sicuramente questi posso metterli così.
Perfetto. Ce l'ho. Anche i tipi tipi normali, è vero, hanno anche loro la maschera, è vero, è vero. Però la maschera antigas no. Oh yes. Ah, basta fare 21, ok. No! Mo ne chiamo altri, vai, vai, Bob, vai, vai. Che fa? Che fai? Aia. Vai, martello. Anzi, no, scarpe, così, easy. Un salto e ci siamo. Voilà. Quanti soldi, quanti soldi? Tantissimi. Solo? C'è un po' un giretto. Ma un sacco di soldi, in realtà. No, andate via, andate via, andate via. Non vi voglio, non vi voglio, non vi voglio. Non vi voglio, non vi voglio. Gli sniffit che sono tendenzialmente più forti. Un botto di gente qui. Allora, vediamo come possono essere sistemati. Qualcosa che non va. No. Purtroppo no. Allora, partiamo con le scarpe, dai. Ok, poi ci sono gli sniffit, che sono questi qui. Direi di colpirli con un martello. I lucenti stanno già perendo. Guarda, sai che ti dico, fiore di fuoco. Bravo! No! Che fastidio! Palle, però il lanciartello colpisce solo quello in fondo. E basta. Devo prendermi 1000 scarpe. No! Che fastidio! Quello chiama altra gente, ma... devo scappare la prossima volta. Scarpe di ferro, vai, che tocca di più. Madonna santa, sono durissimi! Vai Bob, bravissimo. Uno glielo siamo tolto. Se lui non chiama gente è fatta. No. Ma è morto. Ma scusami, tutto a posto zio. Una mano, il dell'acqua. No, per tutti, per sti pochi spicci non ne vale la pena. È la sua mossa segreta. Qua ovviamente è chiuso dall'altra parte. Sia mai. Sono porte che si aprono. Oh. No, non lo voglio. Ok. Oh! Eccoli. Sono piegati come dei vestiti. Ho visto tutti gli occhi. No. Guarda il gioco della serie, cosa sono così delle serie, se lo dammi. Guarda, cos'è quella cosa dietro? No. Sono preso un zaputon giusto in tempo. No, quello in mezzo non ha fatto in tempo, poverino. Quello sopra cos'è?
un fiore tipo. Mi spiace per lo Zabuton. Oh! Buonasera. Chi c'è qui dentro? Aha! Oh! Qua? Allora è qua sotto. No. Qui. Qua dentro. Non può essere a caso. Servirà a qualcosa. Todd, dove sei? Guarda bene che è visibile. Ah, ma è lì sopra. Ops. Scusami, ti ho distrutto il coso del tè. Robby, stai pestando il burro. Sto caldaggio di occhi di fame. Ti dico che mi sembra se sia qualcuno proprio attivo. Quindi, adesso che vuoi fare? Vediamo se faccio questo, che succede. Scusa. Scusa. Io voglio fare giochi a premi. Voglio pestare il burro. Hai detto che c'era qualcosa nel negozio prima di Todd. Questo. Questo qua. Vediamo cosa c'è dentro. Forse nessuno, non ho ancora salvato nessuno, infatti. Sono dei Todds. Saranno dei mercanti. Appena li libero. Per ora abbiamo controllato quasi tutto, manca questo. Che clima di festa comunque. Ok, non possiamo divertire il rumore. Wow! Biglietto, prego? Prego? Ah, prego. Prego, onorevoli VIP. Sì, barca del tour fluviali. Che c'è Todd sopra, bellissimo. Sì, cambiandoli. E ci sono dei Todd? Sono per caso dei Todd qui dentro, pesto il burro. Niente. Un attimo che vado a controllare dove la peste e arrivo. Due secondi. Salve Rozzi. Eccoci. Eccoci qua. Allora, il Toto Peste. No, non avevo queste cuffie. Avevo le altre cuffie, quelle meno stringenti. Quando contesto queste cose, questo non si gira. Certo, giusto, è vero. Allora, la peste dorme ancora nello stesso identico posto di prima. Sono molto contenta che ha trovato la sua zona comfort. Io la cambierò brutalmente. Allora, abbiamo fatto di là, ora si va di qua. Non credo proprio. Guarda, pam! T'ho visto, dai. Sto sorvegliando quest'area, se muove un muscolo, non scapperò, ma una fifa nera. No. Ha. No, lasciatemi in pace. Ha. Ecco qui. Che non ho voglia di combatterli, ho le robe. Odio le armi che si consumano. Vedi qua, bravi. No, che fastidio, mi hanno preso. Quindi non ha portato i giocattoli in quella zona a crearsi di una cuccia. Capito, ma che gliela faccio fare io allora la cuccia? Poi tra l'altro gli ho messo sotto un piccolo. Ho sbagliato tutto. Non volevo darvi così tanti soldi. Sarà meglio che ne valga la pena, bastardi. Perché se tengo premuto non è che me lo fa annullare. Ma gli ho dato un botto di soldi. Madonna, che fastidio.
Ok, vabbè, 4 martellate via. Sperando siano abbastanza. Veramente un botto di soldi. Merchandise! Grazie Mubot! Ha visto i soldi e l'ha dato sul merchandise. Molto bene, molto bene. Direi di dare un'altra insistita lì a loro. Ok, che sono più forti quelli che chiamano i compagni. Ciao Kidmore. Opla. E loro. Ma che cavolo però, dai. Così anche i Todd possono comprare le spillette. No, pensavo di essermi parata. Sempre sul pezzo il Mubot. Sì, sì, infatti. Vediamo un po'. Allora, ok. E poi faccio questo qua. Perfetto. Ebbene sì, l'ho proprio fatto. Certo che ho dedicato i più pazzi. Io sono un'ottima padrona di casa. Che ti aspetti? 150, ho spesi 400 per i Todd come un idiota. Give me all my coriandolis. Mi sfogo su quelli. E voilà, magia. Che bellissimi che sono. Miglior acquisto della giornata, veramente. Secondo me sti cuscini che girano a un certo punto serve a qualcosa. Usa Bob. Oh, perfetto. Qua dentro. Qua dentro. Qua. Oh, fico. Qua dentro. Oh, oh, eccolo. Dovrei farlo anche con le mosche. Martellate devo prendere. Carina. Eccoli, eccoli. Sono tutti qua dentro. Oh, che carini, sono 4. Eccoli. Sono 4 insetti diversi. Manca quello lì dietro, allora, il più incastrato. Questo qui. Ecco qua. No. Dov'è? Ma? Ma è a forma di albero, non di... Ok. Ma, guardalo. Sono tutt'uno con il bonsai. Ho raggiunto la pace dei sensi. E mi si sono addormentate le gambe. Ok. Chiaro. Bravi Todd, siete i migliori. No, ce n'era un altro? Eccolo lì. Ho trovato. Forse signora questo tipo di maricone se andrà via da solo. No, carino, ci penso io. Ci penso io, guarda. Ecco qua. Ci fa niente, ci fa niente. Però non avevo colpito le cose a destra. Provo a dargli un paio di colpetti, ma... Per scrupolo, perché di solito c'è qualcuno dietro. Poi vediamo cosa c'è qui. Mettono le ASMR. Lì c'è un Todd. L'ho visto. Come ci arrivo? Oh, eccolo. Gli edifici in genere danno uno stile quasi affascinante. Si respira un'atmosfera piacevole e rilassante. Grazie della recensione TripAdvisor, Todd. Utilissima, grande, sei il migliore. C'è anche un balcone dietro, vediamo. Loro sono buoni. Che fate? Rumore di ossa speranzose. Sarebbe bello avere qualcos'altro lanciarsi che quest'osso. Volete un uncino? Rumore di ossa curiose. Cos'è quella cosa? Oh. Ma lascia. Ma lascia. Non so cos'è, ma lo voglio. Penso sia un Todd. Sarebbe vero qualcosa da lanciarsi. Devo dargli un'altra cosa. Non ti do quel cazzo che tirò il VIP. Todd può rimanere lì, guarda. Todd Advisor, è vero? Ma non si può andare.
Ma vaffanculo, guarda che bloccato. Devo andare dritto allora. Di qua c'è il fiume. Di qua non sono stata. Bene. La salvatina. C'è un caffè. Buonasera. Dove, dove? Dove, dove? Dove? Vediamo se lo vedo. Tanto qua dentro. Biglietto. No, quello l'uncino. Capito perché devo prendere il VIP. Dai, dai. Chiaro. Un altro tesoro. Un altro tesoro. Castagne. Che odio, che schifo. Che livello orrendo. Ciao. Parla. Bicchiere qui, tutti i pasti. Prima di questo, bene, bicchiere del genere. Ma guarda che quella mia cannuccia. Deve essere messa. Poi ci puoi usarla. Ah, posso darle ai cosi che se la tirano. Wow, potevano avere un uncino a prifogni e preferiscono una cannuccia. Ok. Devo trovare il Todd, però. Forse è quello lì. Ah. Qua dentro. No, però c'è un botto. Ehi. Di più, oh, di più. Questo qui? No. Questo? No. Dov'è, dov'è? Qua. Qui. Qua. Qui. Squa. Squa. Squat. Squat. Dov'è? Ma... Guarda te, non l'ho visto. Non l'ho visto, sto guardando, era lì con la faccetta. Secondo me con là avrebbe una vita molto più facile se fosse il biberon. Ok. Era lì che mi fissava, non so. Non lo... No, scusatemi, non... ero già passata da guardare l'altro lato della stanza e mi sono minimamente accorta. Allora, e nel mentre mi faccio un'altra salvatuina e cerco l'ennesimo Todd qua. Ombrellone. Yes. Cosa dice? Cosa dice? Capite? Dice, ma sembra spesso mettere le decisioni cattive e porti a combattere. Sai che prendo il tempo di a attaccare, vero? E ogni tanto mi fanno un tutorial così. Sfregio. No! Ho sbagliato. C'è un cane! Il cane è tolto, sicuro. Sono tantissimi coriandoli, non ne ho abbastanza, mi sa. O forse li finisco qua. No! Che palle! Non c'è un tasto a nulla. E vabbè. E vabbè, ormai l'avevo tirati. Cosa c'è? Ah. Bau, bau, bau! Ah, sei tu, Mario! Ottimo, tempismo. Avevo visto qualcosa, mi ha fatto venire per il... Di can... Cioè, Doc, ho visto di verde, è entrato nel labirinto e la ninja laggiù. Sembra molto interessato, c'è qualcosa che vuole di bello. Un tipo di verde, mi chiedo chi possa mai essere. Tu che fai? Bau, bau, bau! Ah, che paura. Come può essere? Questa è stata tanta paura. È vero, è molto carino però. C'è Caterina, per andare qualcosa da mangiare? Non ce l'ho. Potrei darle un uncino. Caterina. Ah. Chissà perché Ninja si chiama così. Ancora non lo so, ma non l'ho proprio capito. Te lo ninjerò. No, no. Non no, funziona in italiano. Mi sa sta bottuta. Carino però, dai. E... c'è un tutto qui. Caterina, ecco dove è finita. Caterina! La nostra badante. Ehi, ehi, Todd, buonasera. Presto contatto per informazione come fare la tua guida per Ninja Land. Grazie, l'ho appena fatto. Che palle che... Sicuramente serve a qualcosa. A un certo punto andrà colpito. Ma... Wow! Ok, lo farò più spesso. Una feroce bestia di così disumana, di così nero metallo, si chiama Caterina. È bellissimo chiamare Caterina. Qui chiamare un gattino piccolissimo Paolo. Ehi, salve. Erano più coriandoli, mi sa. Ma sono sufficienti? Sì. Dov'è? Dov'è?
Ah, è lì sopra. Ma che si muove? Che fai? Che fa? Che fa? Ho piegato come uno shuriken. Tipo che dice, il tuo gioco più fatto non c'è mai. Che sia una cosa nuova senza personale, sai come mi pensa il prodotto nella vuoi. Non può. Vedi cosa c'è qui dentro. Oggi ce l'hai coi Paoli. Io ce l'ho sempre coi Paoli. Sempre. Non c'è nulla. Effettivamente non c'è quello che mi aspettavo. Neanche Todd probabilmente da trovare. Se non avrebbe suonato. Ma c'è un tesoro da prendere forse. Non so se ci arrivo. O forse un premio. È logico pensare che sia un premio in effetti. Sì, Paoli chi può. Ma che ti abbiamo fatto? No ragazzi, viamo. È il nuovo bello del mondo. Paolo. Voglio e devo dirlo sempre. E vai. Qua non c'ero ancora stata. E questo? Entro. È molto vasta questa zona. Uffa, stavo dormendo. Che vergogna. Grazie. È uno scandalo. Cosa è uno scandalo? Sa che figate mi risparmio il biglietto di più. Non posso nemmeno usare la vergogna. Uscite? Ma uscite? Guarda te. Sono lì. Fermi. Entro. Libero tutti. Esco. Ciao. Arrivederci. È lì. È lì. È lì. Lo vedo. Lo vedo. Mi sta letteralmente fissando. Stacca. Shortcuts. Pulizzatissimo lì dentro, poverino. Arrivo. Arrivo. Faccio prima un bel giro qui e poi arrivo. Devo salire. Ah no. Oh no. Ero venuta a fare incorciare una foto, ma la cornice non finito io. Che storia. Parla. Che costume scelgo per la foto? Decidere è così difficile. Ah, basta? Tutto qua? E nessuno mi farà una foto? Ok. Bella stanza, bro. L'ho visto che è là sopra, ma devo capire come arrivarci. Ma che ci sono le scale qui dentro? No. Ragazzi, ma sto martello... Ma veramente, 100 punti. Guardate, martellare a caso funziona. Più veloce il martellare, più mi viene voglia di fare sta roba e scoprire ste cosine. Anche perché una stanza con dentro niente, insomma, ti suggerisce... Clic, la faccio io. Vai, vai, fate foto. È vero. L'ho visto. Tira. Don Calini, grazie. Regala la sabba schiumato. Grazie mille. A volte sento dei passi sul tetto. Di sicuro sono un topo, vero? No. Non so come arrivarci al tetto, tra l'altro. No, non la cannuccia. Dove erano i tizi che si tiravano le cannucce, tra l'altro? Dove c'erano quelle tre porte, mi sa. Ruota del santuario delle acque. Grazie a tutte le compagnie, scappo a casa. Buon viaggio. E mi sa che stacco anch'io, amici. Così prendo baracca e burattini e vado dai signori Tail. Scappo da loro. Voilà. Ecco qua. Grazie, 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 grazie. Ho circa un'ora per andare. Dovrei arrivare in tempo, tendenzialmente. Quindi... io prendo e me ne vado. Ragazzi, è stato un piacere stare in live con voi. Ci vediamo domani per l'ultima live. Probabilmente sarà una live speciale. Mi sa che ci mettiamo a commentare una conferenza. Adesso fra poco mi daranno dei dettagli, quindi potremmo... dovresti... sì, no, allora, tra poco mi daranno dei dettagli, quindi in realtà mi ci metto un attimino adesso e capisco. In generale saranno tutte live belle chill, i programmi speciali e serie da iniziare
Beh, questa mi sembra abbastanza una serie, però non l'abbiamo iniziata insieme. Arriveranno, non vi preoccupate. Nel frattempo ci godiamo gli ultimi giorni di giugno, aspettando il vaccino e tutto quanto. Domani ultima live della settimana. Sì, io non faccio mai le live nel weekend, me le prendo di pause, di riposo. E niente, siccome vado da loro, direi di fare un bel raidino a Intail, che stanno facendo le loro cosine. Oggi è giorno dell'episodio, quindi raid Intail. Stanno finendo di vedere l'episodio, quindi io vi mando da loro e voi state lì e poi fate quello che volete. Noi ci vediamo domani alle 5 e stasera, se volete, passo da Intail per un salutino. Ciao ragazzi, grazie mille della compagnia. Vi metto un po' di canzone, una canzone, questa, vai, metto questa bella, Paper Mario. Gli dite puff, sorpresa. Così.